La serigrafia. La serigrafia è una tecnica di stampa artistica, evoluzione della tecnica dello stencil. Immagini e grafiche su qualsiasi supporto, mediante l'uso di un telaio. Facendo depositare l'inchiostro sul supporto verso le aree rimaste libere della gelatina fotosensibile. Telaio, preparazione. La prima fase prevede la preparazione del telaio, prima pulendo con alcol, poi stendendo con l'uso dello spray di gelatina una particolare gelatina fotosensibile. Il telaio va fatto asciugare in ambiente totalmente buio. Nel frattempo, su un acetato, si ritegna o si stampa l'immagine che si intende ottenere. È importante sapere che a prescindere dal colore che hai in stampa, la pellicola deve essere realizzata con inchiostro nero coprente. Incisione telaio. Dopo la stesura della gelatina si pone il lucido a stretto contatto con la fotoemulsione sul lato destinato ad andare in contatto con la superficie da stampare e si espone alla luce ultravioletta. La parte dove il lucido è trasparente, lasciando passare la luce, consente l'indurimento della fotoemulsione sottostante. La parte invece dove il lucido presenta un nero ad elevata densità, non consentendo il passaggio della luce, impedisce l'indurimento della gelatina, che rimane idrosolubile, permettendo il lavaggio sotto acqua corrente. Vediamo come. In cui si vuole la stampa finale e si mettono a registro i telai in modo che il lucido e la grafica incisa combacino al millimetro. Nel caso in cui l'immagine debba essere stampata a due colori, è necessario dividere il disegno in due livelli, uno per colore. Verranno quindi incisi due telai che verranno messi a registro tra di loro per il processo prima illustrato. Stampa. Il processo di stampa inizia con l'abbassamento del telaio 1-2 mm dalla superficie per permettere il passaggio dalla racca da stampa, che passando con una moderata pressione sul telaio serigrafico trasferisce l'inchiostro dalla parte superiore alla superficie sottostante attraverso il tessuto e il libro dalla pressione. Dopo ogni passaggio il telaio va ricaricato per permettere le stampe successive. Vediamo questo processo. Fine.